State guardando TV Paura. Tra poco la nuova stagione dei I Vampiri di Malinconia. Ci siamo, Edwin, una nuova stagione della nostra serie preferita. La guarderemo insieme, tu e io da soli. Facci spazio! Che ci fate qui? Dreambot va in onda il lunedì, ricordate? Certo, vogliamo vedere i vampiri! Primo, non chiamateli così. Secondo, non vi è mai interessato questo programma perché siete... Wow, questo posto è figo! Blake Bradley! Cioè? Ovvio! È decisamente l'attore più bello del mondo! Non sapevi che sarebbe stato il nuovo personaggio? Tristezza! E adesso? Yo, c'è qualcuno qui? Come fa a essere decisamente meraviglioso? Accidenti, chi è quel tipo inquietante? Quello è Edwin, il protagonista. Ehi, zio Eddie, come butta? Tristan, il mio pro-pro-pro-pro-pro-nipote. Che sorpresa vederti. Ti vedo in forma, sei sicuro di avere 300 anni? Che ci fai a Malinconia? Pensavo di stare qui a casa inquietudine per un po'. Beh, devo confessarti che non sono molto abituato a condividere il mio castello coi mortali. No problem, fratello, io vado d'accordo con tutti. Su, vieni, abbraccio, fratello. È così bello! Si vede dall'abbraccio che sarebbe un fidanzato perfetto! Che sta succedendo? Ehi, chi è quella? Griselda, è l'altra protagonista. È in missione nell'aldilà al momento. Certo, se aveste guardato la serie dall'inizio... Ma perché hai i denti così appuntiti? Ehi, anche quelli di lui lo sono! Perché loro due sono vampiri! Alla prossima settimana con un'altra puntata de I Vampiri di Malinconia! Letteralmente fantastico, Rob! Diventerà il nostro nuovo appuntamento del venerdì! Lori, io, tu e i vampi! Si chiama I Vampiri di Malinconia! Ah, devo porre fine a questa storia! Sei emozionata per l'episodio di oggi? Sono molto emozionata! Secondo le indiscrezioni sui social media, Tristan userà le segrete del castello come palestra! Tristan, che fa allenamento! Te lo immagini? Speriamo che funzioni, Edwin. Ehi, ragazzi, ora che siamo tutte fan dei vampi, dovreste eseguire con me i divertentissimi rituali pre-puntata. Rituali? Già, le cose che facciamo noi fan per entrare in modalità vampiro. Sono certa che vi piaceranno un sacco. Per prima cosa dovreste fare in modo di avere un look davvero vampiro. Davvero? Dobbiamo proprio sembrare così malaticce? Beh, è importante per quelle che seguono la serie. Ma se non vi andasse e preferiste tornare a guardare Dreamboat, allora... Non ci penso proprio, coraggio, Lenny! Ci eserciteremo col trucco! Guarda come risaltano gli zigomi! Oh, hai ragione! Aspetta! Ce li avevo da Halloween! Guarda, sono lo zio strano di Tristan! Adesso dovete guardare il mondo dalla prospettiva di un vampiro. Mi sta venendo un'emicrania. Già, a me mal di testa. Ragazzi, quello sotto il divano è il sandalo che avevo perso! E questo è il mio anello. Ehi, Lucy, ho trovato le tue strane bambole! Dammele subito! Dobbiamo farlo tutte le settimane, così non perderemo più niente! Tristezza. Dovete guardare le puntate come farebbe un vampiro in una di queste. Non fa per niente bene alla zona lombare. E di sicuro fa molto, molto male alla schiena. Non posso stare un'ora qui dentro. Aspetta, ci sono! Ecco i miei cuscini decorativi, ci daranno un sostegno e in più arredano. Oh, useremo il coperchio come supporto per la TV. Ferme, manca un ultimo rituale. Questo è da fare assolutamente. Bisogna brindare a ogni nuovo episodio con un bicchiere di sangue fatto in casa. Sangue? Stavolta non credo di farcela. Capisco benissimo, non è facile essere fan di questa serie. Capirò se voleste abbandonare. Momento! Frullati di barbabietola. Sembrano vero sangue, ma sono deliziosi e ricchi di antiossidanti. Sì! Salute! Tristezza. Oh, sta cominciando! Siamo in uno spazio stretto, non è che sia un difetto a casa mia.